per intercessione di San Rocco possiamo ottenere le grazie necessarie per questa vita e per la nostra salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Convocati alla mensa del corpo e sangue di Cristo per essere una cosa sola con Lui, riconosciamo il peccato che separa e invochiamo il perdono che riconcilia e unisce. Signore, ti hai preparato una mensa per nutrirci della tua parola divina. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ti sei fatto cibo e bevanda per alimentare in noi la vita senza fine, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che hai fatto del banchetto eucaristico il segno e il pegno della nostra presenza al banchetto del cielo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. La mia casa di preghiera. I loro olocausti
Eppure i cagnolini mangiano le briciole
che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Era proprio per arrivare a questo punto,
Gesù dice: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Vedete, una grande lezione per gli apostoli, una grande lezione per noi, che a volte vogliamo giudicarci subito perché qualcuno insiste, perché qualcuno dà fastidio, perché qualcuno è pesante. Gesù vuole arrivare a quel punto. Ed è molto bello sapere che è una donna che non appartiene al popolo di Israele, una pagana, una, potremmo dire, senza fede. Invece è un esempio grandissimo per i discepoli che sono lì presenti. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Ma a me sembra che possiamo fare un paragone piccolo tra questa donna e San Rocco. San Rocco era uno straniero, era nato in Francia. Questa donna era una straniera. Questa donna sicuramente ha lasciato tutto per andare in cerca di Gesù. Chissà quanti chilometri ha fatto per avvicinarsi a Gesù. Chissà quante cose ha dovuto preparare, preparare il suo cuore per incontrare Gesù. Cosa fa San Rocco? San Rocco era un uomo ricco, rinuncia ai suoi beni, lascia la sua famiglia, supera le frontiere, arriva in Italia perché è convinto di seguire il Signore. Di quello si è sentito chiamato a servire i più poveri, gli ammalati. E ricordiamo che ai tempi di San Rocco la peste ha ucciso 20 milioni di persone in Europa. 20 milioni. E anche qui c'è qualcosa che noi possiamo ricordare. Viviamo una situazione difficile, viviamo una situazione di incertezza. A livello salute, con questa pandemia, nessuno può sentirsi al sicuro al 100%, ma ecco perché invochiamo ancora con più forza San Rocco, che ha visto, che ha assistito tante persone colpite dalla peste. Egli stesso è stato colpito dalla malattia, dalla peste. Ma non per questo si è tirato indietro. E continuiamo con questo paragone. Questa donna dava fastidio. Anche San Rocco, noi ricordiamo, ritorna nella sua patria e dava fastidio perché non l'hanno riconosciuto e hanno pensato che era una spia, che era una persona pericolosa. È andato a finire in galera 5 anni in carcere. Ma tutto questo San Rocco l'ha vissuto nella fede. Sembra una contraddizione, ma quando la persona fa una scelta vera per Dio, affronta tutto alla luce della fede, aiutato da Dio, senza tirarsi indietro. Di San Rocco non si racconta che ha fatto resistenza, che si è presentato, che ha detto: io sono Rocco, sono di questa terra, sono un santo, sono stato a Roma, ho percorso l'Italia. Assolutamente. Portato in galera e dopo l'hanno riconosciuto un po' tardi. Ma qual è l'importanza di questa figura, in questo senso, in questo caso? Che San Rocco mai ha rinnegato la sua fede, né colpito dalla malattia, né perseguitato dai suoi concittadini, né disprezzato, né allontanato dalla gente perché ha pestato pure lui, non ha mai rinnegato la sua fede. Ecco la fedeltà alla parola data. La fedeltà è la convinzione che Dio salva. E questo, cari fratelli, che vorrei sottolineare oggi. Noi non dobbiamo angosciarci per le situazioni che viviamo, perché viviamo una situazione certamente difficile per tanti motivi. Non dobbiamo angosciarci, dobbiamo fidarci ancora di più
al Signore. Quanta gente durante la pandemia, la parte più critica, si lamentava perché non potevano partecipare alla messa, perché non potevano andare in chiesa, perché le chiese erano chiuse. Molte di quelle persone oggi dove stanno? Non dico che dovevano stare qua, ma molte di quelle persone non vanno a messa lo stesso, non pregano lo stesso. Sembra che tutto è tornato come prima, invece nulla è come prima. Ecco perché ci chiedono di fare attenzione, di fare quello che dipende da noi per poter essere a posto con la nostra coscienza e per essere attenti anche verso tutti i nostri fratelli più fragili forse, o più soli, più anziani. Ma ricordiamo, forse c'entra poco con il Vangelo, ma forse no, forse c'entra. Ricordiamo che si è abbassata molto l'età. Oggi da 30-40 anni si stanno ammalando di più le persone. Prima erano da 60 in su, oggi da 30 a 40. E ci sono tanti contagi. Questo per dire come dobbiamo pregare ancora con più fede l'intercessione di San Rocco. Non dobbiamo mai angosciarci, ma dobbiamo essere responsabili. La fede ci porta alla responsabilità. Il santo è una persona responsabile. Il santo sa cosa fa, sa come gestisce la vita, sa come deve servire gli altri, sa come deve proteggere la sua vita e si consegna definitivamente al Signore quando arriva il momento del martirio o il momento del suo passaggio da questo mondo all'eternità. Affidiamo al Signore per l'intercessione di San Rocco la nostra vita, la nostra comunità, le nostre comunità, il mondo. Ci sono tante cose che non vanno, tante cose che non vanno bene, noi lo sappiamo perché seguiamo anche la cronaca, i telegiornali. C'è guerra, ci sono poveri che lasciano la terra per cercare la libertà, ci sono i perseguitati, ci sono persone che muoiono di fame, tante difficoltà. Tutto questo, con tutto il cuore, presentiamolo al Signore, chiedendo l'aiuto di San Rocco, che sicuramente non ci deluderà. Ma ognuno di noi, ricordiamo, ha un compito e dobbiamo mettere in pratica quello che siamo chiamati a fare. Nessuno, perché sarebbe mancanza di responsabilità, può delegare il suo compito a un altro. Vai tu a messa, prega per me, fa questa cosa. No, collaboriamo, ma ognuno deve vivere, deve fare suo il messaggio che il Vangelo, che la parola di Dio ci presenta oggi e sempre, se vogliamo vivere da cristiani. Altrimenti celebriamo anche delle feste, ma non rimane nulla, tutto come prima. Invece non dovrebbe essere così. Ogni festa, ogni eucaristia che celebriamo, ogni momento di preghiera deve arricchire la nostra vita e ci deve far diventare più saggi, più responsabili, più umani, cioè più solidali di uni verso gli altri. Ci aiuta il Signore e San Rocco interceda sempre per noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio,
contaminate dalla pandemia, mettendo al centro le giuste attese delle famiglie e dei lavoratori, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti coloro che si dicono cristiani, perché superano i pregiudizi sulla razza, sul colore della pelle e sullo stato sociale, per edificare una società in cui ciascuno sia accolto nella sua unicità e dignità, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per noi che celebriamo il giorno del Signore, perché ristorati e sostenuti dal nutrimento eucaristico, possiamo sempre sentire nel lavoro, nello sbarco del riposo, la presenza consolante del nostro Dio e Signore, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri fratelli Severino e Maria Antonietta, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore Dio, Padre di tutti e Creatore del mondo, ascolta la nostra preghiera, converte i nostri cuori alla Tua volontà, rendici capaci di riconoscerci tutti fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato e tu donaci in cambio te stesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. I nostri cuori. Sono alla tua clemenza.
noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Rocco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Perché tutti siamo fratelli, invochiamo il nostro Padre con la preghiera che Gesù Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coerenti della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione solenne, voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato in tanti modi per la celebrazione della festa di San Rocco. Abbiamo fatto una bella festa. Certo, mancavano certe cose, certi contorni, anche belli, ma la festa, il cuore della festa è questo. L'Eucaristia, la novena, la preghiera, tutto quello che abbiamo fatto per rinnovare la nostra fede, per rinnovare la nostra speranza, e ne abbiamo veramente bisogno. E allora grazie a tutti, voglio ringraziare anche Massimiliano e Antonio che sono venuti a suonare, a cantare, a animare l'assemblea liturgica in questa celebrazione eucaristica. Continuiamo a pregare San Rocco, i nostri santi e particolarmente il Signore, Maria nostra Madre, perché ci sentiamo veramente protetti, aiutati, ma ricordiamo che quello che dobbiamo fare noi non lo fanno i santi per noi, non lo fa la Madonna, non lo fa Dio. Ognuno ha un compito e ognuno deve svolgere quel compito. Certamente il nostro compito non è quello di Dio, come quello di Dio non è il nostro, ma insieme si verifica il miracolo. Penso che San Rocco ci insegna anche quello a tutti i santi. Era uno come noi. A un certo punto si è fatta una scelta vera, definitiva, ed è arrivato alla santità. E noi siamo chiamati alla stessissima cosa, a diventare santi. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Rocco, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Rocco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in San Rocco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore risorto sia la nostra speranza. Andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. Buonasera a tutti e ancora buona festa. Thank you.
Bene.